Siamo a Dragona, una località alle porte di Roma, e ci troviamo davanti a uno dei posti più suggestivi che si possono mai visitare. Chiamarlo museo è riduttivo, il termine giusto è luogo magico. Entriamo. Una volta dentro questa vera e propria casa del tempo, è facile sentirsi avvolti da quel senso immanente fatto di immagini e odori, fusi come in un grande quadro astratto. E così, tra uova di dinosauri, frammenti di meteoriti, occhiali storici e lettere antiche, troviamo ad aspettarci due occhi blu, blu come il cielo e, come lui afferma, blu come il suo cuore. Ciao Vittorio, ma che posto meraviglioso che è questo e che un po' forse ti rappresenta. Beh, insomma, ci ho passato parecchio tempo qui. Io ho scritto una storia il cui presupposto è un personaggio di questa storia, il cui presupposto è una... è un'energia che si chiama psicometria. Il mio alter ego, attraverso, diciamo, l'energia che questi oggetti trasmettono, riesce a fare questi viaggi, ascoltando le storie di questi oggetti. Quindi credo non fosse un caso il fatto che ho scoperto che a 5, neanche 2-3 km da casa mia, esisteva questo posto straordinario dove questo visionario, che si chiama Domenico Agostinelli, raccoglieva da una vita oggetti, trattandoli come un po' dei figli. Domenico Agostinelli. Salve, sì, buongiorno. Eccoci. Che posto meraviglioso è questo, ci racconti? Io sono il custode del tempo, cioè c'è stata una spaccata della cultura umana dagli anni 70 in poi, pauroso, che è finito il romanticismo, c'è stato il rifiuto del passato, e quindi tutta questa roba, la maggior parte, sarebbe andata buttata. Tra i tanti oggetti ci sono anche gli occhiali. Esatto. Mi parli degli occhiali? Quanti occhiali avete? Sì, ne ho oltre 4.000 occhiali, che vanno dai primi del 500, e specialmente del 700 c'è stata una grossa produzione proprio. Quando ho scoperto l'esistenza di questo posto, mi ci sono tuffato dentro e ci ho passato tantissime giornate, pomeriggi, immedesimandomi proprio nella storia del mio alter ego. E devo dire che di energie ne ho sentite tante in questo posto, e addirittura in questa sala dove noi siamo in questo momento ho anche realizzato un videoclip del mio alter ego, che si chiama Lemuri Visionario. Musicista, attore e cantautore visionario. Tutto nasce grazie ai tuoi occhiali, che sono stati un po' la tua fortuna, quasi veramente una benedizione. Raccontaci. Guarda, allora, devo dirti, la storia è abbastanza articolata. Io ho avuto la fortuna di nascere con questi occhi molto particolari, di questo azzurro, simile al cielo, mi hanno sempre detto quando ero bambino. Tant'è vero che da bambino, io sono pugliese di origine, quindi vivevo a Molfetta, in provincia di Bari, fino a 6 anni, e mi chiamavano Occhio. Dopodiché i miei genitori hanno fatto, diciamo così, la scelta di trasferirsi per lavoro in Friuli Venezia Giulia, Pordenone, che, come dico io, è un po' come trapiantare un cactus dal Messico alla Norvegia, in un certo senso. Quindi quando io sono arrivato da bambino, avevo 6 anni, a Pordenone, praticamente, insomma, sono diventato per i primi anni di una salute leggermente cagionevole, abbastanza cagionevole più che leggermente. Una delle conseguenze di questa cosa è stato che sono diventato miope molto presto, e all'epoca non è come noi, era come oggi. E ho una foto dove, incredibilmente, nella mia classe delle elementari ero l'unico bambino con gli occhiali. Quando portavi soprattutto delle montature che sono lontanissime parenti di quelle che si usano adesso, ma erano questi occhiali neri con queste lenti molto spesse, questi cerchi che si vedevano, insomma, praticamente ti creavano una sorta di canocchiale sugli occhi. E quindi quello che ho fatto è stato rinchiudermi in un mondo parallelo, ricco di fantasie. Spesso io passavo dei pomeriggi interi, io e i miei occhiali. A posteriori, quando ho perdonato questo bambino, in realtà ho capito la grande fortuna che avevo avuto, perché questo mondo straordinario che avevo creato nella mia mente è il mondo dove tuttora attingo per scrivere le mie canzoni, scrivere le mie storie. Il mio alter ego
narra proprio in realtà la trasformazione di questo bambino che nasce in questo posto dimenticato dal mondo e fa questo viaggio incredibile per trasformarsi nell'eroe dei suoi sogni, che è l'Emoli visionario. Vittorio, adesso che rapporto hai con gli occhiali? Allora, adesso c'è un rapporto ormai pacificato, diciamo così. Devo dire, ci sono delle montature straordinarie e poi tutti gli amici che ho intorno mi smentiscono, mi dicono guarda che stai benissimo con gli occhiali, e quindi io sono contentissimo di questo. Vittorio, mi hanno detto che molto probabilmente verrà qui l'Emoli, ma è vero? Guarda, io... lui è sempre molto estemporaneo, però l'ho sentito un attimo prima, era curioso e voleva venire, quindi credo che verrà. E allora lo aspettiamo. Lo aspettiamo, certamente. Vivo una vita apparentemente normale, guerriero in affitto in un monolocale, lavoro di giorno e di notte combatto nell'indifferenza totale. Vivo d'amore e d'onore, fra alti e fra bassi, cercando mulini con cui fare a botte, in mezzo ad amici che pensano sia la mia tattica per rimorchiare. Superficiale, meglio una vita superficiale, senza dividere il bene dal male, senza decidere, senza lottare. Sogno una vita superficiale.